Salve a tutti, oggi parliamo di futurismo. Futurismo è un'avanguardia storica nata nella prima decade del 1900, esattamente la data di nascita è, come vedete, il 20 febbraio 1909, cioè il giorno in cui sul quotidiano parigino Le Figaro Filippo Tommaso Marinetti pubblicò un documento intitolato Fondazione e Manifesto del Futurismo. Il futurismo, come tutte le avanguardie storiche, è composto da un gruppo di artisti che avevano sia degli interessi in pittura o in letteratura o anche in altre arti. E questi artisti si sono messi d'accordo, erano amici tra di loro ovviamente, e si sono accordati per fondare un nuovo tipo di arte, un'arte diversa, più avanzata e più moderna rispetto a quella che era stata fatta fino ad allora. E come sappiamo bene, tutte queste avanguardie sono sempre state caratterizzate dalla produzione di grandi scritti teorici, di molti scritti teorici, nei quali essi dichiaravano i propri intenti. Ecco, il manifesto del futurismo, pubblicato appunto il 20 febbraio del 1909, è proprio la prima dichiarazione di intenti di questo gruppo di ragazzi, di questo gruppo di giovani artisti, che dichiarano al mondo pubblicamente su un giornale appunto parigino quali sono le loro intenzioni, che cosa vogliono fare. A questo manifesto Marinetti aggiunge un preambolo, cioè un breve prologo. In questo breve prologo narrativo, Marinetti racconta di una notte milanese che lui e i suoi amici hanno trascorso sfrecciando sulle strade con le loro automobili. Ecco, l'ebbrezza della velocità, l'ebbrezza del pericolo. E alla fine hanno un incidente perché l'auto finisce in un fossato, si ribalta e Marinetti ci racconta però che quando si sollevò cencio, sozzo e puzzolente, quindi tutto sporco e tutto mal ridotto, di sotto la macchina capovolta, io mi sentii attraversare il cuore deliziosamente dal ferro arroventato della gioia. Quindi l'incidente viene trasfigurato dal poeta in un'esperienza inebriante, in un'esperienza particolare, adrenalinica, che dà a lui e ai suoi amici l'idea di scrivere il manifesto del futurismo. Concepiscono in quella notte, dopo quell'episodio, la loro arte. Noi, scrive Marinetti, contusi e fasciate le braccia, ma impavidi, quindi senza paura, dettammo le nostre prime volontà a tutti gli uomini vivi della terra. Marinetti si rivolge quindi agli uomini vivi della terra, coloro che sono giovani, che sono forti, che si sentono vivi. E qui noi risentiamo ovviamente l'eco del superuomo d'Annunziano. I poeti, gli artisti sono persone speciali, sono gli unici uomini vivi della terra. Vediamo gli 11 punti che costituiscono il manifesto del futurismo. Ne ho sottolineati alcuni che mi sembrano i più importanti. Il primo, ovviamente, noi vogliamo cantare, cioè vogliamo scrivere nelle nostre poesie, vogliamo dipingere nei nostri quadri l'amore del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità, cioè al coraggio, alla mancanza di paura. E poi di nuovo nel punto 2, il coraggio, l'audacia, la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. Questi sono i loro temi. In effetti, il manifesto del futurismo tratta soprattutto dei temi, di che cosa parleremo nelle nostre opere d'arte. Guardiamo anche il punto 4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Quindi l'automobile, che i futuristi considerano ancora al maschile, inizialmente quando le automobili erano state appena inventate, non era chiaro se sarebbe prevalsa la versione al femminile, l'automobile, una automobile, o al maschile, un'automobile senza l'apostrofo. Loro la usano ovviamente al maschile perché, come diranno dopo, sono contro il femminismo, sono contro le donne.
Andiamo più avanti al punto 9. Noi vogliamo glorificare la guerra, sole e gene del mondo. Tenete conto che di guerre non ce n'erano più state da molti anni, quindi l'idea che si aveva della guerra era un'idea molto così, appunto, era solo un'idea. Non si sapeva che cosa fosse veramente la guerra, questi ragazzi non l'avevano mai vissuta, ma la percepivano come un qualcosa di glorioso, come un qualcosa di purificante, ecco, cambiamento del mondo sì, ma solo una grande scossa molto forte potrà riuscire a cambiarlo per davvero. I futuristi si arruoleranno subito, immediatamente come volontari all'inizio della prima guerra mondiale nel 15 e poi molti di loro dovranno purtroppo cambiare rapidamente idea sulla guerra e sulla sua gloria e la sua bellezza. Punto 10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie. Perché? Perché questi sono luoghi nei quali si conserva l'arte vecchia, ammuffita, imputridita. Vogliamo fare cose nuove, quindi via tutto e combattere contro il moralismo, il femminismo, come vi dicevo, ogni viltà opportunistica o utilitaria, quindi spaccare il mondo, cambiarlo dalle fondamenta, ribaltarlo come un calzino. Ed infine, nel punto 11, noi canteremo che cosa? Le grandi folle agitate dal lavoro, il vibrante fervore notturno degli arsenali. Gli arsenali sono i cantieri dove si costruiscono le grandi navi e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche, l'elettricità che si stava diffondendo in quell'epoca. Le stazioni ingorde, perché i treni vi entrano dentro e quindi ingoiano, le stazioni ingoiano i treni che vi entrano dentro, le officine, i ponti definiti simili a ginnasti giganti che scavalcano i fiumi, e poi il luccichio di coltelli, piroscafi avventurosi, le locomotive dall'ampio petto e poi ovviamente l'invenzione dell'ultima ora, gli aeroplani. E quindi lo dicono proprio loro, si tratta di un manifesto di violenza travolgente e incendiaria con il quale oggi, ripeto, 20 febbraio del 1909, questi giovani artisti fondano il futurismo. Ma se questo manifesto è una guida per i futuristi, su che cosa scrivere, quindi quali temi sono da mettere nella poesia futurista, abbiamo anche un altro manifesto molto interessante, che è il manifesto tecnico della letteratura futurista, eccolo qua, che ci spiega come devono essere scritte le poesie futuriste, come devono essere esposti questi temi. Il manifesto tecnico della letteratura futurista è datato, come vedete, 11 maggio 1912. Erano quindi passati 3 anni dal primo manifesto del futurismo. Ecco, vi dicevo che qui ci si concentra sulla forma, come scrivere una poesia futurista. E le regole, anche in questo caso ovviamente Marinetti ci aggiunge una sua piccola introduzione narrativa, racconta che stava volando sull'aereo, ovviamente l'aereo, no? Questa cosa moderna, la velocità tipica del futurismo, su un aereo sopra Milano e ad un tratto ha compreso l'inanità, cioè l'inutilità, l'inefficacia, l'inanità ridicola della vecchia sintassi ereditata addirittura da Omero, dagli antichi greci. Sono secoli, sono millenni che noi scriviamo, noi poeti ovviamente, scriviamo sempre alla stessa maniera. Sarà l'ora di cambiare, adesso che i tempi sono oggettivamente cambiati, l'uomo sta volando, quindi i tempi sono cambiati. Anche i poeti quindi hanno il dovere, non solo il diritto, ma il dovere di cambiare il modo di scrivere, di cambiare la sintassi, di cambiare la forma delle loro poesie e non attenersi alle solite vecchie modalità. Che cosa deve fare un poeta futurista che voglia scrivere una poesia futurista? Prima cosa, deve abolire la punteggiatura.
Quando vedrete una poesia futurista, non vedrete mai la punteggiatura. Deve eliminare aggettivi, avverbi, quindi devono esserci soprattutto sostantivi e verbi. La soppressione dell'io come attore principale all'interno del testo. Non ci deve essere l'io lirico. Io non deve esistere, c'è solo la rappresentazione della realtà. E poi l'impiego dei verbi all'infinito, perché questi verbi che sono importantissimi, i verbi sono l'azione, sono il movimento di una frase, di un periodo, quindi devono esserci ma all'infinito, perché il movimento non deve essere fermato. La creazione di parole composte. Uomo torpediniera, qual è la parola che si associa, secondo ovviamente Marinetti, alla parola uomo, per analogia? A uomo gli viene in mente di associare torpediniera, a donna golfo, a piazza imbuto e simili. L'evocazione di impressioni e sensazioni attraverso l'uso dei grassetti, dei caratteri di stampa di grande dimensione, dei bianchi tipografici, quindi usare anche lo spazio della pagina, usare i caratteri tipografici per trasmettere delle sensazioni, anche a livello proprio fisico, visivo. Ed infine il paroliberismo. Che cos'è questo paroliberismo? Andiamo a vedere un attimino proprio nel manifesto. Andiamo a vedere nel manifesto e vediamo che al punto 7 Marinetti vuole che i futuristi abbandonino l'analogia immediata. Cioè, se, dice Marinetti, appunto, finora gli scrittori hanno paragonato, per esempio, l'animale all'uomo o a un altro animale, che equivale pressappoco ad una specie di fotografia, ad esempio, hanno paragonato, per esempio, un Fox Terrier, che è un tipo di cane, lo sapete, ad un piccolissimo purosangue, oppure ad una macchina Morse, se erano un pochino più avanzati. Ecco, dice Marinetti, io faccio un'analogia ancora più azzardata, lo paragona ad un'acqua ribollente. Quindi, secondo lui, bisogna arrivare ad analogie sempre più vaste e a trovare tra i due termini, quello originario e quello al quale appunto viene paragonato, quello che lo sostituisce, il secondo termine, trovare dei rapporti sempre più profondi, sempre più solidi, quantunque lontanissimi. Infatti, che somiglianza ci potrebbe mai essere fra un cagnolino, un Fox Terrier e un'acqua ribollente? Quindi il collegamento è ovviamente lontanissimo. E sembra che l'accostamento di questi due termini sia stato fatto con assoluta libertà, parole in libertà, parole messe lì senza apparente collegamento. Non vi sono categorie di immagine, dice Marinetti, non ci sono immagini che siano nobili o altre che siano grossolane o volgari. L'intuizione del poeta è l'unica regola, è l'intuizione che le percepisce e l'intuizione non ha né preferenze né partiti presi. Quello che ti viene in mente è quello che devi scrivere. Fox Terrier che ti viene in mente, acqua ribollente, perfetto, ce lo devi scrivere, anche se apparentemente non ha senso perché il collegamento è troppo labile, troppo allentato. Lo stile analogico è dunque padrone assoluto di tutta la materia e della sua intensa vita. Per dare i movimenti successivi di un oggetto bisogna dare la catena delle analogie che esso evoca, ognuna condensata, raccolta in una parola essenziale. Solo una parola, tante parole accostate per dare sensazioni, emozioni, per trasmettere visioni. Siccome ogni specie di ordine è fatalmente un prodotto dell'intelligenza cauta e guardinga, e loro non vogliono ovviamente essere cauti e guardinghi, ma vogliono essere temerari, coraggiosi, vogliono azzardare, bisogna orchestrare le immagini disponendole secondo un massimo di disordine. Ecco, quindi no all'ordine, come dicevo prima, parole in libertà, il paroliberismo. Bene. Questi due documenti li troverete ovviamente sulla piattaforma eLearning. Diamo uno sguardo adesso alla poesia più famosa del futurismo, sicuramente. Il bombardamento di Adrianopoli di Marinetti, ma il bombardamento di Adrianopoli, meglio noto come Zang Zang Tum Tum.
Ed eccolo qua, il bombardamento di Adrianopoli. Nel 1912, alla fine della guerra italo-turca, il conflitto appunto tra l'Europa e l'Impero Ottomano si era spostato sui Balcani. Nel 1913, infatti, noi sappiamo che c'è stata una guerra balcanica, la seconda guerra balcanica. E Marinetti era lì in quanto giornalista e dalle alture che dominavano il teatro della battaglia trascriveva le sue impressioni. E da queste sue impressioni nascerà poco dopo, quindi siamo nel 13, un vero e proprio libro, libro di parole in libertà, secondo la tecnica che vi dicevo prima. Questo libro si intitola Zhang Tung Tum. Ecco, in effetti preciso meglio quello che vi ho detto prima. Zhang Tung Tum è un libro di Marinetti dove appunto ci sono molte poesie, poesie tra virgolette, perché vediamo ora che tipo di poesie scrive un futurista, nella quale Marinetti appunto applica la sua teoria delle parole in libertà, mette in atto quello che era stato scritto nel manifesto tecnico del futurismo del 1912, appunto. E il più famoso di questi componimenti è appunto il bombardamento di Adrianopoli. Adesso andiamo a vederci un attimino questa poesia. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo tam tum ammutinamento. Vedete anche come proprio lui usi gli spazi bianchi, come usi il grassetto per dare evidenza alle parole. E poi ecco le parole messe in evidenza da sole. E i verbi ovviamente saranno tutti all'infinito quando ci sono balzare, scandere e così via. Tanti, tanti sostantivi associati, nessun segno di punteggiatura, nessun aggettivo, nessun avverbio. Vedete? Ecco qua, questo qua. E adesso abbiamo il vampe, 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 ribalta dei forti, vampe, vampe, vampe. E notate che le vampe, che ovviamente significa fiamme, sono indicate, sono il carattere usato appunto per scriverle, è il corsivo, che appunto dà l'idea proprio delle vampe, della fiamma che si muove. E continua, tam tum tum, a sentire i rumori di questa strana orchestra militare, di questa strana orchestra di cannoni e così via. Ecco, questo è tipicamente una poesia futurista. Bene, io ho concluso, vi saluto e alla prossima puntata.